Acquarona c'è Woodstock. Se vuoi regalarti della buona musica o se il regalo vuoi farlo ad un amico, corri da Woodstock. CD e DVD musicali, tutte le ultime novità, vasto assortimento in costante crescita per soddisfare ogni tua esigenza. E poi CD-ROM per il tuo computer, tutti i tipi di console, tantissimi giochi per PlayStation, Nintendo DS, Wii, Xbox, oltre ad un'ampissima scelta di film in vendita e a noleggio. Insomma, vuoi occupare il tuo tempo libero in modo divertente? Corri da Woodstock. Woodstock, in Piazza Libertà 79, Acquarona. Telefono 0163 43 19 62. Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 20. Chiuso martedì mattina. Un cordiale saluto da Orlando Borini e benvenuti a Pianeta Sport. Ciclocross di Cerro Maggiore organizza la Società Ciclistica Garbagnatese. Al via un folto gruppo di crossisti. Abbiamo visto con la maglia tricolore il campione italiano della categoria dei veterani, Emilio Caroni. Categoria dei veterani che partiranno per primi. Dopo 30 secondi sarà la volta dei senior e per ultimi sarà la volta dei cadetti e junior. Nella categoria dei cadetti al via anche il campione nazionale Gianluca Pivotto della Società Ciclistica Clamas di Varese. You know this. Tougher than a lion, ain't no need in trying. I live with a sky end. Yep, you know this. Never lying, truth teller. Abbiamo visto la partenza delle quattro categorie in gara, dei cadetti, junior, senior e veterani. Siamo nel corso del primo giro, al comando della gara c'è il varesino Alessandro Monetta, in seconda posizione il valsesiano Angelo Borini, poi l'altro varesino Antonello Tognolo, il campione italiano Emilio Caroni e il comasco Luca Luraghi. Testa della gara per la categoria senior, alla comando un gruppetto di 8 unità. Marco Colombo, Gabriele Guidali, Mirko Pinton, Fausto Cortinovis, Claudio Pivotto, Edoardo Romanò e Andrea Alfieri. Testa della gara per cadetti e junior, al comando il corridore della Garbagnatese, Mattia Lunardi, poi Luca Camarella, il campione italiano dei cadetti, Gianluca Pivotto, Massimo Pagani e chiude questo gruppetto Paolo Bravini. Passaggio al minuto 18 di gara, dei 50 previsti, aumenta il vantaggio Emilio Caroni su Alessandro Monetta. Salto degli ostacoli per i primi tre della categoria dei veterani senza scendere dalla bicicletta e così facendo guadagnano qualche secondo rispetto agli avversari. Categoria senior, sempre al comando un gruppetto, Marco Colombo, poi Gabriele Guidali, Edoardo Romanò, Claudio Pivotto, Andrea Alfieri e Mirko Pinton, mentre ha perso il contatto con questo gruppetto il lombardo Fausto Cortinovis. Categoria cadetti e junior, in testa Gianluca Pivotto, con 100 metri di ritardo ci sono Massimo Pagani, primo tra gli junior, poi Luca Camarella e Mattia Lunardi. Poco più di tre gira la conclusione di questo ciclocross di Cerro Maggiore. Il passaggio sugli ostacoli del valsesiano Angelo Borini, dal terzo passaggio al secondo posto tra i veterani, vincitore dell'ultimo ciclocross che si è disputato domenica scorsa, 20 novembre a Cavallirio, in provincia di Novara. Mentre il campione italiano Gianluca Pivotto, che è stato in testa negli ultimi due giri tra i cadetti, viene raggiunto da Luca Camarella e da Massimo Pagani. Passa il campione italiano Emilio Caroni, ancora tre giri alla conclusione, alle sue spalle il portacolori del team Uslenghi sta perdendo terreno, ora il suo ritardo di 15 secondi, in terza posizione Angelo Borini a 30 secondi, poi una coppia Antonello Tognolo e Luca Luraghi a 45 secondi. Terminata questa gara saranno alla via altre 5 categorie, Gentleman, Super A, Super B, Donne, Primavera e Debuttanti.
Arriva il gruppo dei senior al comando il corridore della Garbagnatese, Edoardo Romanò, poi Marco Colombo, Mirko Pinton, Claudio Pivotto, Gabriele Guidali e chiude questo gruppo il portacolori dell'autocar Mozzate, Andrea Alfieri. E c'è un allungo del campione italiano Gianluca Pivotto che ha preso un leggero margine su Massimo Pagani e Luca Camarella, poco più di 2 chilometri alla conclusione. E siamo ormai alla conclusione di questo ciclocross di Cerro Maggiore in provincia di Milano. Salta gli ostacoli in bicicletta Emilio Caroni ed è a spettacolo con Alessandro Monetta e Angelo Borini che per tutta la competizione hanno saltato gli ostacoli senza scendere dalla bici. Rettilineo finale ed Emilio Caroni che va a vincere. E termina la sua fatica anche il portacolore del team Uslenghi, Angelo Spiller in decima posizione tra i veterani a un giro dal campione italiano. Poi arriva anche Alessandro Monetta in seconda posizione a 25 secondi dal campione italiano. Paolo Bravini quarto tra i cadetti e finisce anche il valsesiano Angelo Borini dall'Albertoni in terza posizione. Poi Antonello Tognolo in quarta posizione, in quinta Luca Luraghi. Arrivano i senior e Mirko Pinton che va a vincere in seconda posizione, finisce il campione italiano della strada Gabriele Guidali, poi in terza posizione Claudio Pivotto, in quarta Marco Colombo, poi Edoardo Romanò in quinta e in sesta Andrea Alfieri. Tra i cadetti va a vincere il campione italiano Gianluca Pivotto che nel corso dell'ultimo giro stacca Luca Camarella e Massimo Pagani. Ora inquadrato Massimo Pagani che vince tra gli... Terminata la prima gara della giornata si passa alla seconda. Alla via ci sono i gentlemen, Super A, Super B, donne, primavera e debuttanti. Correranno sullo stesso percorso della gara che si è appena conclusa, con la differenza della percorrenza di gara non più sui 50 minuti ma sui 40. Alla via tre campioni italiani, per le donne Barbara Fanchini, per i gentlemen Massimo Valsesia, per i Super A Lucio Piruzzini, l'unico corridore ancora imbattuto nelle ultime due stagioni. Big Snoop Dogg. Can you be my dad? Siamo alla conclusione del secondo passaggio, al comando sono rimasti in due, Massimo Valsesia e Angelo Tosi, mentre ha perso terreno il vercellese Salvatore Gelli, che nel giro precedente faceva parte del terzetto. La prima delle donne, Barbara Fanchini, alle sue spalle Michele Gelli, che salta gli ostacoli in bicicletta, primo tra i primavera, dei 13 ai 15 anni. Sugli ostacoli, i primi due, come nel giro precedente, Massimo Valsesia e Angelo Tosi. Alle loro spalle, con un ritardo di 20 secondi, si è formato un gruppetto di 5 corridori. Ora inquadrati Antonio Savio, Salvatore Gelli, Roberto Stagnoli, Gian Domenico Pietta e Silvano Migliorini. E allunga Massimo Valsesia, il novarese ha preso una cinquantina di metri su Angelo Tosi, che sembra in difficoltà sull'allungo del campione italiano dei gentlemen. Scende dalla bici nel tratto degli ostacoli l'ossolano Lucio Pirozzini in testa nella categoria dei Super A. Alle sue spalle con la maglia nera della Clamas Francesco Buttò in seconda posizione, mentre ha perso terreno il portacolori dell'Albertoni Aldo Allegranza. E siamo alla conclusione per i più giovani del gruppo che sono in primavera, vince il vercellese Michele Gelli, portacolore del team Oliva, mentre la corsa continua per tutte le altre categorie, ancora 3 giri alla conclusione. Scende dalla bici e affronta la parte da percorrere a piedi il novarese Massimo Valsesia, che è sempre più al comando della gara, ha portato il suo vantaggio a 22 secondi su Angelo Tosi. In terza posizione Roberto Stagnoli, che sta facendo un buon finale di gara ed è in rimonta su Angelo Tosi. Fasi conclusive di questo ciclocross di Cerro Maggiore, siamo ormai entrati nell'ultimo giro di gara, al comando sempre il campione italiano Massimo Valsesia, tra i Super A Lucio Piruzzini, tra i Super B due corridori si giocano questo cross nell'ultimo giro di gara e sono Vincenzo Vezzoli e Claudio Guarnieri, per le donne al comando c'è Barbara Fanchini. Conclusione di questo cross di Cerro Maggiore, vince il campione italiano Massimo Valsesia che dal terzo giro non ha avuto avversari.
Terminano anche i Super B, vince in volata Claudio Guarnieri su Vincenzo Vezzoli. E finisce in seconda posizione Angelo Tosi tra i Super Gentlemen. In terza posizione conclude con un bel finale di gara il corridore del Comazzo Roberto Stagnoli. Poi Salvatore Gelli in quarta posizione. Con il numero 6 termina Patrizia Caimi in seconda posizione tra le donne A. Finisce anche la portacolori dell'equipe corbettese, Simona Bona in terza posizione tra le donne A. E arriva anche il primo dei Super A, Lucio Pirozzini, ancora imbattuto nel ciclocross da ottobre 2010. Con il numero 56 in seconda posizione tra i Super A, Francesco Buttò. E arriva anche la prima delle donne, Barbara Fanchini. Aldo Allegranza finisce in terza posizione tra i Super A. Con il numero 217, Ivano Baratti conclude in nona posizione tra i Super B. E con questo è tutto, Orlando Borini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre su questa rete.